Sono stato hackerato su Google e su YouTube. Ebbene sì, ragazzi, sono stato anch'io vittima di questa bellissima esperienza, esperienza che non avevo chiesto di fare, però mi hanno forzato a farla. Signori, oggi vi racconto un po' la settimana che ho passato, una settimana assolutamente tranquilla, paradisiaca quasi. E vi andrò a raccontare un po', ragazzi, quello che ho dovuto fare per recuperare il mio account, principalmente il mio account Google, a cui poi era collegato anche il mio canale YouTube. Vi spiegherò tutti i passaggi e niente, direi di partire subito, ragazzi, dicendo una cosa. Io mi accorgo di essere stato hackerato precisamente martedì 5 dicembre. Ora non so se l'hacker era entrato anche il giorno prima, magari nella notte, questo non lo so, però io me ne sono accorto martedì mattina. Praticamente cosa succede? Io mi alzo e da quando ho aperto il canale ho preso un'abitudine ben precisa, ovvero appena mi alzo apro YouTube Studio sul cellulare per vedere un po' la situazione, diciamo, l'ho preso un po' come abitudine, monitorare un po' l'ultimo video per vedere se magari si è iscritto qualcuno, vedere un po' gli analytics più recenti. Là già, diciamo, succede una cosa abbastanza strana, perché io apro l'app sul cellulare e mi dà errore, impossibile accedere, ritenta, diciamo, rifai l'accesso, questo mi viene detto. Io lì in quel momento, ragazzi, non ci ho fatto molto caso, anche perché mi ero appena svegliato, quindi ero totalmente rincoglionito. Comunque, non ci faccio caso, dico vabbè, rientro dal computer più tardi, intanto faccio colazione, faccio tutti i miei bisogni, apro il computer, faccio l'accesso all'account Google, che diciamo del mio canale, e lì succede un... c'è un piccolo... c'è già il primo campanello d'allarme, perché dice password errata. La password è stata cambiata 9 ore fa. E bene o male, ragazzi, erano le 9 e mezza, 9 del mattino. Quindi la password, diciamo, l'hacker è entrato nella notte. Ecco. Quindi password errata. Allora clicco su provo un altro metodo. Penso che sappiate la schermata classica dell'accesso a Google. No, provo un altro metodo. Dice inserisci il tuo numero di cellulare associato a questo account e ti manderebbe un messaggio. Io metto il mio numero di cellulare perché il mio account era associato al mio numero di cellulare. Vado a mettere il numero e mi viene detto errore. Il numero, diciamo, scritto non è associato a quello del canale. E lì il secondo campanello d'allarme. Io dico, comincio a, diciamo, formulare la tesi finale. Provo ancora un altro metodo e lì capisco di essere stato hackerato. Perché quando la password non va, quando il numero di cellulare non va, il terzo metodo di Google è: abbiamo inviato un codice alla tua mail, diciamo, controlla la tua posta elettronica e metti il codice. La mail che viene detta da Google non era la mia. Era una mail tutta strana, tutta particolare. Comunque, non era la mia mail. E lì, ragazzi, prendo coscienza del fatto di essere stato hackerato. E la prima cosa che ho fatto dopo questa cosa, oltre alla streak di bestemmie che ho lanciato, oltre a quello, proprio d'istinto, mi viene in mente di cambiare le password a tutti i social che avevo collegati al canale. Quindi cambio password a Instagram, a Twitter, a TikTok. Poi cambio la password anche agli altri due account Google che ho, perché io ho tre account Google. Uno è questo qua del canale di YouTube. Uno è quello mio personale privato, dove ci faccio i fatti miei, e poi il terzo è quello del canale YouTube di riserva, perché io avevo in mente già di aprire un canale di riserva, così per qualsiasi tipo di evenienza. Lo volevo anche annunciare in settimana sul canale, però non è stato possibile, quindi ne approfitto ora, ragazzi, per dirvi di iscrivervi al mio canale secondario che si chiama Il Darion Riserva. Iscrivetevi perché per qualsiasi cosa, per qualsiasi evenienza, se questo canale non è disponibile, vi avviso sull'altro canale. Poi ovviamente seguitemi anche sugli altri social, perché io comunque in questa settimana vi ho aggiornato sulla situazione su Instagram e su Twitter e anche su TikTok. Quindi voi iscrivetevi al canale di riserva. Iscrivetevi poi agli altri social, perché così rimaniamo sempre, diciamo, in contatto. Ovviamente, però, iscrivetevi anche a questo canale, mi raccomando. Quindi cambio le password, cambio tutto. Una volta fatto questo,
vado alla ricerca, diciamo, di materiale su YouTube per cercare di risolvere la situazione, perché in quel momento, ragazzi, non ero tanto pervaso dal panico, per dire, oh, mo, io Dio, mo che faccio? Non lo so. Non era quello il sentimento principale che mi pervadiva, però più che altro era la rabbia, il rosicaggio, perché comunque io avevo appena raggiunto i 1000 iscritti e sapete bene, ragazzi, che appena si raggiungono i 1000 iscritti si comincia, diciamo, si diventa partner di YouTube, si attiva la monetizzazione, tutte queste cose. Quindi ero abbastanza, diciamo, fomentato da questa cosa e probabilmente l'hacker, appena visto che avevo raggiunto i 1000 iscritti, si sarà detto: vabbè, adesso entro, mi fotto i soldi e me ne vado. Non lo so cosa ha pensato, però è strano che questa cosa sia successa proprio ora che avevo raggiunto i 1000 iscritti. Comunque, vado su YouTube, cerco qualche video e mi imbatto nel video di un ragazzo che io vi lascio nelle schede. Onestamente adesso non ricordo il nome del canale, però ve lo metto nelle schede, ragazzi, e questo video mi ha letteralmente salvato la vita. Cosa diceva questo ragazzo? Praticamente aveva il mio stesso problema, era stato hackerato e lui ha detto di andare a contattare Google e YouTube su Twitter. Ora accendo il cellulare perché ho tutta la roba qui sul cellulare, vi dico un po' cosa ho fatto. Quindi io vado su Twitter, scrivo un tweet dove taggo praticamente Google e YouTube e spiego la situazione, ovviamente tutto in inglese, ragazzi, perché era, diciamo, il team americano. Dico che praticamente il mio account Google è stato hackerato, forse anche il mio canale YouTube. Se potete darmi una mano, contattatemi. Dopo circa una mezz'oretta da quando io pubblico questo tweet, mi risponde il team di YouTube che mi dice che praticamente dovevo lasciare il follow al loro profilo e che mi avrebbero contattato in privato per risolvere la cosa. Io lascio il follow e gli dico: possiamo anche continuare in DM, che sarebbe, diciamo, la posta privata di Twitter, e loro praticamente mi rispondono sulla posta e mi dicono una serie di cose. Esordiscono con un link, quello era il link del mio canale YouTube hackerato, e mi chiedono la conferma se, diciamo, se questo canale fosse di mia proprietà. Io ovviamente dico di sì, gli spiego che comunque, diciamo, in quel preciso istante, cioè martedì, era più o meno ora di pranzo, le 2 barra le 3 del pomeriggio. Dico che in quel esatto momento io non sapevo se il canale YouTube era hackerato, perché comunque io stavo monitorando il canale dal mio canale di riserva e in quel momento non c'era niente di sospetto. Ecco, quindi io glielo specifico e gli dico la situazione qual era, che praticamente non riuscivo a entrare nel mio account Google, l'hacker aveva cambiato mail, password e numero di cellulare. Loro mi rispondono dicendo di dagli una mail di riserva dove poter essere contattato. Quindi io gli do la mail del canale YouTube secondario, passa una mezz'oretta e mi dicono praticamente un paio di cose, poi a un certo punto mi danno un link. In questo link, nel messaggio, viene scritto che in questo link c'era un modulo da compilare e che andava compilato entro 72 ore e loro entro un giorno lavorativo avrebbero risolto il tutto. Intanto si fa pomeriggio, si fanno le 5 del pomeriggio più o meno, e io entro col mio canale di riserva su YouTube, vado a monitorare il canale YouTube mio e mi accorgo che l'hacker stava caricando dei video strani, stava caricando video di tutorial su come craccare vari programmi tipo Sony Vegas, Adobe, tutte queste cose. Aveva messo all'incirca una decina di video. Dico nella chat, diciamo, di Twitter al team YouTube che l'hacker stava cominciando a caricare dei video strani. Loro mi rispondono: grazie per l'info, compila il modulo. Ok, io quindi vado ad aprire il modulo, diciamo, vado ad aprire il link che mi avevano dato, però su questo modulo non c'era niente, cioè non c'era un modulo da compilare. Mi avevano reindirizzato a una pagina del supporto di Google che mi spiegava come recuperare l'account. Che poi, ragazzi, tra virgolette, quella pagina non serviva a niente, perché io quelle cose le avevo fatte già di per me, però non servivano a niente. Io quindi gli ho spiegato la situazione, però diciamo non ricevo risposta, quindi sto tutta una mezza giornata con l'ansia di non poter recuperare l'account, perché il link che mi avevano dato probabilmente non era quello giusto, perché io aprivo il link e non mi usciva un modulo da compilare, ma usciva una pagina di Google che mi diceva come recuperare l'account, cosa totalmente inutile. Passa il tempo,
diciamo alle 2 di notte, in questo momento siamo a mercoledì, quindi mercoledì alle 2 di notte, YouTube, diciamo, mi arriva una mail sull'account di riserva, quindi sull'account, diciamo sulla mail secondaria mi arriva un'email del team di supporto di YouTube, questa volta con dentro il link del modulo. Quindi io apro il link e c'era una serie di domande, ma veramente tante domande a cui rispondere. Io ho risposto a tutte le domande. Una volta risposte alle domande, ho scritto al team di YouTube su Twitter e loro mi hanno detto: grazie per aver compilato questo modulo. Ora, diciamo, guarderemo il modulo, lo visioneremo e poi un nostro team di specialisti ti contatterà a breve. Questo breve, ragazzi, dura 2 giorni perché da mercoledì si passa a praticamente venerdì. E io nel mentre diciamo, ho sollecitato un po' la cosa perché volevo far capire, cioè, cerchiamo di recuperare il prima possibile sto account. Non è che mo passa un mese che io sto senza account. E praticamente mi veniva sempre risposto: stiamo lavorando per cercare di recuperare il tuo account. Comunque, passano 2 giorni, arriviamo a venerdì e mi arriva sempre sulla mail secondaria una mail dove veniva scritto, sempre del team di YouTube, che mi veniva scritto che avevano visionato il modulo e avevano confermato che l'account era stato hackerato. E lì mi è venuto proprio da dire grazie al... Quindi confermano che l'account è stato hackerato e lì fanno una cosa abbastanza importante perché dicono che praticamente il mio account Google e YouTube erano stati temporaneamente disabilitati, quindi nessuno poteva entrare, nemmeno l'hacker. Quindi, diciamo, in questo modo avevano un po' tappato il buco nel mentre si risolveva la cosa. Nella mail poi mi viene scritto di fare una serie di procedimenti, ragazzi, tutti inutili, perché mi diceva tipo pulisci la cache del browser e dei cookie, vai alla pagina del recupero dell'account, quello famoso che vi ho detto prima, che non serve a niente, perché io comunque quando facevo l'accesso, mettevo la mia mail e mettevo la password, mi diceva sempre errore, quindi non potevo recuperare in nessun modo la mia mail. Quindi praticamente il contenuto di questa mail era al 95% inutile, tranne il fatto che avevano disabilitato l'account. Bene, io dopo questa mail riscrivo al team di YouTube su Twitter e mi veniva dicendo che praticamente ho seguito tutti i passaggi, ma qui non succede niente, non riesco in nessun modo a recuperare l'account. E loro mi dicono: stiamo lavorando, mi sembra la stessa cosa, stiamo lavorando per risolvere il problema. È così. Intanto noto una cosa. Noto che sul canale mio hackerato i video dell'hacker stavano diminuendo, quindi molto probabilmente YouTube stava togliendo questi video, però io nel mentre non avevo notizie, non avevo niente, sono stato tutta una giornata praticamente in silenzio radio. Arriviamo a praticamente alle 2 di notte di sabato, che è, diciamo, il punto focale di tutta questa questione. Alle 2 di notte di sabato, prima di andare a dormire, tento un'ultima volta l'accesso al canale, sempre con quel link che mi avevano dato nella mail. Vado a mettere la mail, è tutto ok. Vado a mettere la password e questa volta, ragazzi, mi fa entrare. Mi fa entrare perché io praticamente, io fino a quel momento, quando mettevo la password, mi dava errore perché diceva che la password era stata cambiata. Quindi facevo prova un altro metodo, il numero di cellulare mi chiedevano, mettevo il mio ed era inutile. Era diciamo, lo stesso procedimento che vi ho spiegato all'inizio video. Quindi questa volta metto la password e io riesco a entrare dentro l'account Google. Ovviamente, ragazzi, la prima cosa che ho fatto appena sono entrato, ho cambiato la password, ho messo una password tutta scrausa, ho attivato la verifica a 2 passaggi, cosa che io non avevo mai fatto ed è qui che entra in gioco la mia colpa, perché io, ragazzi, ho peccato di leggerezza, ho peccato di pigrizia, ho peccato di non so, ero convinto di non essere, diciamo, a rischio, ecco, perché nella mia testa ho detto: vabbè, io ho 1000 iscritti, non è che ho questo canale così incredibile. Quindi nella mia testa ho detto: vabbè, chi mi viene a rompere le palle? E invece è successo. Quindi ho attivato la verifica a 2 passaggi, ho attivato, diciamo, ho collegato il mio account al cellulare, quindi ogni volta che si ha l'accesso al mio account Google,
arriva la richiesta di autorizzazione sul mio cellulare col sì o col no, quindi ogni volta che si deve accedere al mio canale si deve avere l'autorizzazione dal mio cellulare. Poi ho messo l'utilizzo del codice tramite Google Authenticator, che ragazzi è l'app più sicura per proteggere il proprio account. Praticamente è un'app dove voi basta che mettete un codice che vi dà Google, mettete il vostro indirizzo mail e ogni 60 secondi questa app genera dei codici. E questi codici li dovete mettere quando accedete su Google. Quindi attivo anche il token di sicurezza. Metto tutti i sistemi di sicurezza possibili e immaginabili, però quello di Google Authenticator, a detta di tanti, è il migliore e quello più sicuro. Riesco a rientrare nel mio canale e riesco a riprendere possesso di tutto il mio account, di tutto il mio canale YouTube. Vado a vedere l'account di YouTube, vado a vedere il canale e con mia somma gioia scopro che ho preso gli strike per violazione di copyright. E i video colpiti da questo strike del canale erano i video dell'hacker. Praticamente l'hacker aveva caricato video coperti da copyright e io ho preso lo strike. Sapete bene, chi bazzica su YouTube sa cosa sono gli strike. Alla prima volta ti danno l'avvertimento, alla seconda volta ti impediscono di caricare video o dirette per tipo 10 giorni, alla terza ti chiudono il canale. Io appena ho visto questa cosa, ragazzi, l'ho fatta presente al team di YouTube. Comunque tuttora sto ancora cercando di risolvere questo problema. Diciamo, l'unico problema rimasto è questo qui, di togliere gli strike. Noto pure un'altra cosa, che il bastardo dell'hacker mi aveva disattivato la monetizzazione su tutti i video, mi aveva cancellato le parole chiave associate al canale, mi aveva praticamente sminchiato tutte le impostazioni predefinite dei video. Mi aveva cancellato la descrizione, mi aveva messo come impostazioni default i video in privato, mi aveva messo i tag tutti cambiati, mi aveva messo delle parole bloccate incredibili, aveva messo anche nelle persone, diciamo negli account bloccati, gente che era anche iscritta al mio canale, che io sapevo che era iscritta al mio canale, cose veramente incredibili. Vado anche a controllare, ragazzi, l'account di Google Ads, perché io avevo collegato il mio canale YouTube all'account di Google Ads per il fatto dei pagamenti, e lì per fortuna non trovo niente di... non era stato toccato nulla. Quindi alla fine, ragazzi, io sabato notte sono riuscito a riprendere possesso del mio canale. Sulla mail principale, quindi quella che era stata hackerata, mi arriva la mail che c'era scritto: il tuo account Google è stato recuperato correttamente, quindi lì tutto a posto, tutto rientrato. Ora devo soltanto sistemare questa cosa degli strike del canale, perché io, ragazzi, quegli strike non li ho presi io, ma li ha presi l'hacker, e quindi sto cercando di sistemare questa cosa. Quindi tutto bene quel che finisce bene, più o meno, perché lo stronzo l'ha fatta franca, purtroppo. Però alla fine ho recuperato tutto, e ve lo giuro, ragazzi, voi non avete idea di cosa è stata questa settimana. È stata una settimana infernale, perché comunque sì, è vero, io ho un canale piccolo, ho appena 1000 iscritti, però ragazzi, io ho caricato più di 500 video e il canale è presente da un anno, e vedersi sfumare davanti agli occhi un anno di video, un anno di lavoro, un anno di impegno, a me onestamente ha fatto rodere parecchio il culo. Ora, da domani, ragazzi, riprenderemo con la solita routine. Vi dico già che domani faremo un bel video per parlare di Napoli Crystal Palace, che si giocherà oggi. Io oggi la partita me la vedrò, però non a casa mia, quindi non potrò registrare. Ne parleremo tranquillamente domani in un video apposito. E quindi niente, signori, ci voglio chiudere questo video con un messaggio, un consiglio. Ragazzi, attivate, diciamo, siate sempre vigili, e se avete possibilità attivate qualsiasi tipo di sicurezza possibile e immaginabile. Per chi vuole misurarsi con questo mondo dei social, purtroppo la sicurezza non è mai tanta, non siamo mai al sicuro sui social. Su internet basta poco per perdere tutto. Quindi, detto questo, ragazzi, lasciate un bel mi piace per il ritorno del Dariono dopo una settimana di ferie forzata. Ecco, chiamiamo questa settimana una settimana di ferie forzata. E quindi niente, signori, noi ci vediamo domani con il video su Napoli Crystal Palace. Forza Napoli sempre, ragazzi, e noi ci vediamo domani. Ciao!